Un maschio e una femmina potrebbero fondersi nell'universo di Dragon Ball. Come potrebbe apparire? Questo è già successo. Il vecchio Kaioshin è una fusione di una strega e il supremo Kaioshin, che non solo ha modificato la sua fisionomia, ma gli ha anche donato un potere speciale, che gli permette di potenziare la forza di un guerriero, oltre ogni limite. Dal momento che il Kaioshin è quello dominante, il loro corpo è di un maschio. Un giorno, una vecchia strega si avvicinò all'ex Kaioshin superiore, mentre stava leggendo un fumetto, e prese uno degli orecchini Potara, che indossava, lasciando il Kaioshin superiore, con un'espressione inorridita, mentre sapeva delle abilità degli orecchini. Si mise l'orecchino sull'orecchio, e questo causò la fusione tra i due. Ciò lo fece diventare un vecchio essere rugoso, con una personalità che si adattava alla nuova forma, così come a nuovi poteri magici. Quindi abbiamo la conferma che con gli orecchini Potara un maschio e una femmina possono essere uniti. Ma con la danza del metamore è possibile fare questa fusione. La tecnica consiste in un balletto che si è realizzato alla perfezione da due o più individui con le stesse caratteristiche fisiche, consente che queste diventino temporaneamente un'unica persona con potenzialità maggiori. Le persone che la effettuano devono effettuare la danza in maniera perfettamente simmetrica, spostando le braccia in sintonia con il movimento del corpo fino a far toccare gli indici delle mani con quelli dell'altro che la effettua. Inoltre bisogna avere delle forze combattive ed una corporatura piuttosto simili. Essendo che la danza Metamor richiede caratteristiche simili, è impossibile fare una fusione tra un maschio e una femmina. La differenza tra i Potara, dalla fusione ottenuta tramite la danza di Metamor, è che non richiede che le due persone che si fondono abbiano delle caratteristiche simili tra loro, come la corporatura o il livello del potere spirituale. Inoltre, se la danza di Metamor porta i due guerrieri che si fondono a coesistere nello stesso corpo, per la durata della fusione, i Potara danno vita ad un essere completamente nuovo, pienamente cosciente di sé e non un mix tra le personalità dei due guerrieri. In conclusione, con gli orecchini Potara è possibile fare una fusione tra un maschio e una femmina, ma con la danza del Metamor, no.